Laudetur Jesus Christus, miei carissimi figlioli, oggi 20 aprile celebriamo la festa liturgica di Sant'Agnese, Agnese da Montepulciano. Montepulciano, questo ridente paese, questa cittadina direi amena della bellissima Toscana, oggi è in festa, nonostante sia anche lì molto forte il laicismo, quello però peraltro di matrice rossa, come si dice. Però Montepulciano, come direi tutta l'Italia, conserva la testimonianza storica, la memoria storica visiva di questa straordinaria santa, poco nota eppure così grande agli occhi di Dio, Sant'Agnese da Montepulciano, vissuta nel XIV secolo, nel 1300. Subito dobbiamo immaginare che quando si è alzata da terra e l'hanno trovata le consorelle abbracciata al crocifisso. Ecco, credo che questo sia un insegnamento prezioso per tutti noi. Abbracciamo Gesù in croce nei momenti di prova, abbracciamo Gesù in croce nei momenti di difficoltà, di disperazione, di angoscia. Abbracciamo Gesù in croce quando non vediamo la prospettiva, quando le difficoltà della vita, le malattie, il dolore fisico, morale, i crolli economici, i problemi ampi della vita assediano la nostra mente e il nostro cuore, abbracciamo Gesù in croce. In questo abbraccio sentiremo la forza, perché allora il nostro dolore somiglierà a una goccia che si getta nell'oceano. Nell'oceano di dolore redentivo di Gesù noi troviamo la forza. Guardate, leggevo la bellissima meditazione di Monsignor Futoshin, questo straordinario, veramente straordinario vescovo statunitense americano che tanta gente seguiva in TV, che ha scritto un paio di meditazioni su, per noi sacerdoti, e dice a un certo punto lui che la messa, lui ancora celebrava la messa Vetus Ordo, nella quale si celebra il sacrificio di Gesù, però è anche quello, mi ha colpito molto, in cui noi sacerdoti mettiamo il nostro sacrificio, quello quotidiano, per annunciare il Vangelo, per portare le anime a Dio, per strapparle dalle fauci di Satana, per, in una parola, per esercitare il ministero sacerdotale, perché quando si esercita veramente il ministero si sente tutto il peso della tribolazione, come dice San Paolo. Allora dice Monsignor Shin ai sacerdoti, Monsignor Futoshin dice: prendiamo questo nostro travaglio, questa nostra fatica sacerdotale, e ogni giorno uniamola al sacrificio di Gesù. Ecco, allora io vorrei dire a tutti voi che questo è per tutti: uniamo la nostra sofferenza alla sofferenza di Gesù e si apriranno gli orizzonti. Bella questa immagine di Sant'Agnese da Montepulciano, questa straordinaria monaca toscana del XIV secolo che trovano abbracciata al crocifisso. Quando qualche tempo dopo a Siena, poco distante, ci sarà la Vergine di Fuoco. Chi è la Vergine di Fuoco? Lo sappiamo tutti, Santa Caterina da Siena. Un giorno Gesù le dice, lo racconta il suo biografo, che poi sarà anche confessore di Agnese, pensate un po', il beato Raimondo da Capua, che è vissuto tra queste due giganti di santità, e Gesù dice a Santa Caterina: ti mostro il tuo posto in cielo. Qualche volta mi piacerebbe vedere il mio, mi piacerebbe sapere accanto a chi vado a finire. Ecco, allora Gesù le mostra a Santa Caterina da Siena qual è il posto in cielo. Dovremmo pensare un po' di più al paradiso, eh? Oggi ho finito di scrivere il commento al capitolo 20 dell'Apocalisse, dove Agnello e Stucco finivo a Dio, si dice in siciliano, finalmente al capitolo 20 Satana viene gettato nello stagno di fuoco, le due bestie nello stagno di fuoco, i dannati nello stagno di fuoco, l'angelo gli getta addosso la pietra, l'abisso è chiuso, vidi nuovi cieli e terra nuova, alleluia, e quelli della Gerusalemme celeste. Molto bella l'Apocalisse. E pensavo, ma io ci penso al paradiso un po' di più ora, ci penso al cielo, che è la nostra dimora eterna, capito? Allora Gesù dice a Santa Caterina, e dobbiamo pensarci di più al cielo, figlioli cari, perché vuoi o non vuoi siamo in cammino verso la patria celeste. Questa vita sulla terra non è una stazione, è un itinerario. Anche quando uno potesse pensare di non voler camminare verso, di fatto cammina.
Capite? Anche i mondani, anche quelli che non vivono di fede, in ogni caso camminano, loro dicono verso la morte. Noi non dobbiamo mai dire verso la morte, noi dobbiamo sempre dire che camminiamo verso Dio, verso la luce, verso Gesù Cristo. Sempre mi ha colpito la storia di Chiara Luce Badano, la beata Chiara Luce Badano, beatificata da Benedetto XVI, che volle farsi preparare, quando seppe che stava per morire, il vestito da sposa, e disse alla mamma: mamma, non piangere, perché io vado da Gesù. Che bello, c'è bisogno di questa testimonianza, tra virgolette, di respiro, non so se siete d'accordo. Allora Gesù dice a Santa Caterina da Siena: ti mostro il posto dove andrai. Caterina vede il posto che le viene assegnato, chissà cosa avrà provato, solo che a un certo punto dice, per dirla in termini un po' così: ma Gesù, scusa, è quella lì che io sarà la mia compagna eterna, perché vede il posto assegnato, chi è? E Gesù le dice: la mia grazia ti ha destinata a stare in eterno accanto alla mia Agnese da Montepulciano, che era morta da poco e il cui corpo era incorrotto e in quel periodo lì emanava profumo. Allora giustamente Caterina dice: un momento, aspetta che vado a fare un po' amicizia. Caterina si mette in viaggio e raggiunge Monte Pulciano, dove si trova ancora oggi il corpo. Apro una parentesi: oggi è il giorno in cui mostrano la crocetta, solo che cosa volete, persino le suore ormai sono diventate moderniste, forse non ci credono manco più loro, non stupitevi delle cose che vi dico. No, quelle anziane e qualcuna giovane, ma si vede dal volto, volete vedere, perché c'è un volto sessantottista, sì, è così, delle consacrature, no? Ma così c'è quella suora raccolta, devota, che non è sessantottina, si vede, non so se siete d'accordo, secondo me si vede a distanza chilometrica. Io che ho confessato le suore e sono, ahimè, sempre circondato così dalle suore. Allora, ognuno ha i suoi drammi. Allora, oggi è il giorno in cui mostrano, non so se stamattina l'ho raccontato, non mi ricordo, l'ho raccontato, la crocetta che lei, Agnese, strappata a Gesù bambino quando la Madonna gliel'ha dato, le ha dato Gesù bambino, no? E lei se l'è messo in braccio, così. Allora Madonna ha detto: adesso dammelo, devo andare via. Che misteri, figlio di casa. Naturalmente sono da leggere in termini simbolici, però attenzione a negarne la consistenza, non so come dire, reale. I mistici vivevano queste esperienze qui, mica erano frutto della loro fantasia, tant'è che Agnese, quando deve essere costretta a consegnare Gesù bambino, nel momento in cui glielo consegna gli strappa la crocetta che portava addosso, e questa crocetta ogni anno, come oggi il 20 aprile di ogni anno, viene, non so se è ancora così a Monte Pulciano, viene mostrata con tutte le altre reliquie, tra cui la manna che produceva il suo mantello, produceva questa manna che mangiò pure il vescovo, figurarsi, il vescovo mangia la manna a forma di croce, per dire. Allora Caterina va a trovare Sant'Agnese e si racconta che si mette lì in ginocchio, c'è l'urna, prega, e a un certo punto Caterina dice a Sant'Agnese: ma allora noi saremo compagni in paradiso. Agnese alza il piede per farglielo baciare. Hai capito, Sant'Agnese? Non mica la mano, il piede, il piede destro, e si vede nell'iconografia santa, c'è un quadro bellissimo, non mi ricordo chi l'ha fatto, che si vede, ma mi è rimasto impresso, ero niente meno studente ancora a Roma, si vede proprio quello. Ho fatto un giro turistico per l'Italia centrale, di tutti questi grandi santi tra Medioevo e Rinascimento, di cui è piena la Toscana, l'Umbria, non parliamo dell'Umbria. È veramente incredibile quello che il Signore ha scritto col popolo italiano, capito? E così Caterina bacia il piede, era il segno che aveva dato questa. Ma mi sembra molto importante anche l'amore che Agnese, poi, che è entrata in monastero a 9 anni, capito?
a 9 anni e a 15 anni, a 15 anni è diventata superiore, non so, vedetevela voi, che figura doveva essere incantevole, ma mi pare importante, mistica di alto livello, vedeva Gesù, parlava con la Madonna, la Toscana, ripeto, ribadisco, in quell'epoca lì è segnata da figure, ci sarebbe anche il Savonarola da citare, ma poi cito Teresa, scusate, Maria Maddalena De Pazzi, questa suora carmelitana vissuta a Firenze, e sempre a Firenze c'è Teresa Margherita Redi, ecco, veramente la Toscana è in un momento aureo dal punto di vista della fede, della santità anche mistica, ma la mistica non ti isola mai, la persona che fa la mistica si isola, non che non sia vero, però non è ancora una mistica matura. La persona mistica matura invece si va a gettare, a fare la fetente, vorrei che mi capisse quello che voglio dire, non è una persona, poniamo, con una forma aristocratica della santità, voi siete tutti fetenti, io invece sono con il Signore perché lo vedo, parlo con Lui, e voi invece vi arrangiate a pelare le patate, e voi vi arrangiate a pulire i bagni, e voi vi arrangiate a sistemare il giardino, io devo stare con Gesù. Questo non è proprio il cammino che hanno fatto i santi. E forse noi che oggi concludiamo la novena Teresa di Bambino Gesù dovremmo pensarla di più, la testimonianza di Teresina che andava a lavare il bucato con la consorella con cui non voleva andare nessuna perché era distratta e schizzava via tutta l'acqua sporca, e Teresina contenta andava a lavare il bucato con lei, che fa, non voleva stare davanti al tabernacolo, non voleva pregare? Ma certo che sì, però aveva capito che il noi è cielo, l'io è rischioso, il noi non è mai rischioso, bisognerebbe fare un'esperienza per capirlo. Una volta io dissi una cosa del genere a un paio di miei confratelli, e uno, un bello grosso, mi disse, e appunto, dice, io sono contento perché sono io, con me stesso, io medesimo e me medesimo, quindi abbiamo un noi, che ma in realtà non è così, non è che in una comunità ognuno fa quel che vuole, è una somma di persone mistiche che sono costrette a stare insieme. Quando c'è quello, Teresina sceglieva per esempio di mettere la cappa più usata e più piccola che nessuna voleva, e lo prendeva lei, e si accorgeva sempre le consorelle che avevano bisogno, c'era Teresa Margherita Redi che metteva le pinzette sotto la cuffia perché si addormentava in cappella, e che fa, non era santa, ma perché si addormentava? Perché c'era in comunità a Firenze una suora probabilmente disturbata dal diavolo che sputava in faccia e aggrediva chi le portava da mangiare, la puniva, e così nessuna delle suore ci voleva andare, e allora Teresa Margherita, queste sono le vere anime mistiche, dice un momento ci vado io, stava con quella lì che la picchiava e le sputava addosso, e lei la notte naturalmente non dormiva perché quella faceva come una diavolessa, e però la mattina andava lì con le pinzette per non addormentarsi, quando è morto il suo corpo per 3-4 giorni ha profumato, mentre quelle che facevano le mistiche vanno sottoterra e dopo un giorno sono già ossa. Allora vuol dire che il Signore fa capire tante cose. Dobbiamo cercare nel cammino di fede, lo impariamo proprio oggi, penso che sia il messaggio più forte, ho concluso, di Sant'Agnese, la vediamo abbracciata al crocifisso, anche noi abbracciamoci al crocifisso, ma attenzione al solipsismo salvifico, io mi salvo e voi vi arrangiate. E attenzione all'aristocraticismo mistico, io sono tutto di Gesù e tu pela le patate, che io sono con Gesù, tu fai bucato perché io sono con Gesù, tu spazza il giardino perché io devo stare con Gesù. Ci sono di queste anime che poi rovinano i cammini di fede. Io mi ricordo quando ero confessore al Carmelo, conobbi questa situazione che non avrei mai immaginata. Allora invece Agnese da Montepulciano che parlava con Gesù e trovavano sempre in estasi. Vi ho raccontato oggi che quando si metteva in ginocchio e pregava, poi quando si alzava, bene, trovavano petali di rosa, tanto che oggi quando ho finito di pregare, mi sono messo in ginocchio e cantare Veni Creator, ho guardato, non si sa mai se escono anche da me delle petali di rosa, immaginate voi, dove Nutella produce petali di rosa. Allora però questi petali li portavano alle persone ammalate, alle persone indemoniate e compivano miracoli.
Ecco, e questo veramente è una figura straordinaria, Sant'Agnese da Montepulciano, semplicemente straordinaria, muore a mezzanotte mentre dice: oh, finalmente Gesù, io vengo da te. Anche questo interpretare la morte in modo santo, dice l'Apocalisse: beati fin d'ora quelli che muoiono nel Signore, le loro opere li seguiranno. Beati fin d'ora coloro che muoiono nel Signore. Fiori cari, noi dobbiamo imparare dai santi, imparare a vivere con Gesù e a morire con Gesù. E allora questo è l'augurio che rivolgo a tutti voi del Piccolo Resto in questa festa che sento molto di Sant'Agnese da Montepulciano. Consorte, beh, consorte non mi piace perché oggi vuol dire altro, come possiamo dire compagna al cinema, Nuovo Cinema Paradiso, sono lì insieme che si guardano il film eterno della Trinità insieme, Agnese e Caterina, chissà chi si dica, chissà ognuno di noi dove andrà a finire poi in Paradiso. Ma Gesù l'ha detto: nel regno del Padre mio vi sono molti posti. Se no ve l'avrei detto. Ora io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato tornerò e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Oggi Sant'Agnese ci ricorda che dobbiamo pelare le patate e spazzare il giardino, ma col cuore e con la mente sempre rivolta al Signore. Lei ha trascorso una vita nella preghiera, non semplicemente quando stava in cappella, ma sempre. Ma sempre. Le consorelle rimanevano incantate nel vederla sempre in unione con Gesù. Chiediamo a Sant'Agnese e a Santa Caterina, visto che stanno accanto, se lo possono passare facilmente il messaggio, che intercedano per noi. Tra l'altro, fra qualche giorno celebreremo la festa 29 o 28, adesso non mi ricordo, aprile, di Santa Caterina da Siena, perché anche lei, la Vergine di Fuoco, queste anime elette, queste anime spose del Verbo, queste anime infuocate d'amore per il Signore, intercedano per noi e che anche noi possiamo essere trovati, abbracciati a Crocifisso. Scusate, per concludere vorrei voltare un'immagine, non dico che non è una storia vera, ma io fin da piccolino ho pensato che sì, era vera, Marcellino Panerino. Vi ricordate che Gesù gli parla e il bambino gli porta in quel convento di Francescani con quell'atmosfera che purtroppo i modernisti hanno disincantato, perché sono solo canzonette, non metteteci alle strette, e c'è Marcellino che gli porta il pane, poi gli porta il vino. Marcellino, vuoi vedere la tua mamma? Ah sì, vorrei tanto. Vieni Marcellino. Gesù, è lui Gesù che lo abbraccia. Lo abbraccia e poi vi ricordate il frate che gli voleva bene va lì e lo trova morto e tutti piangono, e però poi vedono che Gesù lo aveva abbracciato in croce. Lasciamoci abbracciare da Gesù, figlioli cari, è la migliore soluzione, il miglior destino. Tutti gli altri ci inganneranno, di tutti gli altri rimarremo delusi, ma Gesù non deluderà mai, è lui il nostro vero bene, è lui la nostra gioia, è lui, oh come sarà bello quando lo vedremo, la nostra beatitudine eterna, non ci stancheremo mai di guardarlo. Ah sì, poi io mi strizzo l'occhio, perché sono quello che vi ho spinto ad andare in paradiso, no? O prima magari ci vado io, vediamo, però non dubito perché io un po' di purgatorio a causa dei miei amici modernisti me lo devo fare, però dopo poi lo guardiamo Gesù, lo guardiamo e io mi strizzo l'occhio per dire: avete visto che avevo ragione io, quanto è bello, e sarà così la beatitudine, il volto santo di Gesù, il pascolo delle anime beate. Non è che appena te lo vedi e dici: ah vabbè, ora no, tu dici che è passata tre quarti di eternità e dici: oh mamma mia, è questa pace, questa beatitudine, cieli nuovi e terra nuova. È nuova, l'Apocalisse dice: l'agnello li condurrà alle sorgenti delle acque della vita. E qui mi fermo perché siamo ancora pellegrini sulla terra e dobbiamo avanzare, ma stiamo come Agnese di Montepulciano abbracciati, soprattutto nell'ora della prova, a Gesù in croce. Laudetur Jesus Christus. Amen.